Un re senza corona. Li vedi? Gli alberi sono creature in piedi. E anche se sei grande, se tu gli vai vicino, i grandi sono loro e tu il bambino. Oh, ciao, ben arrivato. Sì, hai ragione. Oggi sono proprio contenta. E vuoi sapere perché? Nel regno di Calicanto, in un piccolo fiume, è stato trovato l'oro. E io sono sicura che Re Garofano userà questo oro per migliorare la qualità di tutti i suoi sudditi del regno. L'albero delle notizie. Oh, un'edizione straordinaria del Fantaboss. Cosa? Grifo malvento? Buongiorno, buongiorno, oh, Badia Bea. Che imbroglione! Badia Bea? No, bisogna assolutamente fare qualcosa. Oh, Re Quercia non se ne starà certamente con le mani in mano. Buongiorno, Badia Bea, sono io, Badia Bea. Ciao, Gipo, hai ragione, buongiorno. Hai saputo che cosa sta succedendo? Quell'imbroglione del barone Grifo Malvento dice che l'oro ritrovato nel fiume del regno di Calicanto... Sì. Dice che è suo. E vuoi sapere perché? Perché dice che ha... Un vecchio contratto. Sì. No, non un vecchio, aspetta. Un vecchissimo contratto di sfruttamento delle acque che i bis antenati di Re Garofano avrebbero firmato con i bis antenati della casata del Malvento. Ma che imbroglione! Maria Bea, non bisogna essere precipitosi nei giudizi riguardanti le faccende legali. Calma. I documenti vanno letti con calma e attenzione prima di pronunciare opinioni avventate. Ci vuole studio. Posso avere un po' di spumosa che... Caro mio Gipo, secondo me tu sei impazzito. Ma quale studium? Ma tu hai capito che cosa sta succedendo? Ma certo che lo so, è stato trovato dell'oro nel regno di Re Garofano. Grifo Malvento vuole prenderselo. Vabbè. Allora, Re Garofano si è rivolto a Re Quercia. Buona questa spumosa, davvero. E quando Re Garofano si è rivolto a Re Quercia? Questa mattina. E Re Quercia si è rivolto a me, Gipo Scribantino, studioso, storico, sapiente, attivista, eccetera, eccetera. E mi ha chiesto di analizzare, studiare, soppesare il contratto di Grifo Malvento e le sue ragioni. Cosa? Le ragioni di Grifo Malvento? Le ragioni di quell'imbroglione? Oh, santa polenta! Vale la pena, non puoi giudicare Grifo Malvento senza prima aver guardato il suo contratto, dai! Oh, ma quale contratto è contratto? Ma quello lo sanno tutti, è un imbroglione! Il contratto! Vale la pena, non puoi giudicare qualcuno senza prima aver esaminato le sue ragioni. E per questo stamattina ho letto, riletto il contrattorum e... E allora? Dopo Magnum Studium, senza ombra di dubbio, ho scoperto... Gipo, parla, per favore, che cosa hai scoperto? Che le pretese di Grifo Malvento sono assolutamente infondate! Il barone si è dimostrato un bel imbroglione, il contratto è nullo, fasullum, non esiste più. Contratto falso. Sì, e ci voleva tanto studiorum. Maglia Bea, non bisogna essere sbrigativi e superficiali nel pronunciare giudizi di condanna, anche se si tratta di giudicare il barone Grifo Malvento, dai! Bene, grazie. Della spuma, adesso devo andare alla Torre Scribantina. Devo incontrare Re Quercia, portare i documentorum. Re Quercia è molto preoccupato per questa situazione. Salve, acque, vale. Ciao, Badia Bea. Ciao, Gipo. E pensare che ero così contenta per il ritrovamento di questo oro. E invece da quando è successo non ha portato altro che preoccupazioni e problemi. Ma speriamo bene. Quella sciocca di Fatalina è andata nel regno del Draco e non sarà di ritorno prima di sera. Ma quanto darei per vedere il suo bel faccino quando vedrà il suo ruscelletto tutto pieno degli avanzi del mio minestregone. Strega varana, cosa stai facendo? Che sorpresa, maestà. Come mai da queste parti? Strega varana, ma possibile che tu abbia sempre voglia di tramare dispetti? Non ti sei ancora stancata di deturpare tutto ciò che ti viene incontro? Che strane domande fa vostra maestà. Beh, sì, ma a volte sono un po' stanca. Ma io sono una strega coscienziosa, e si sa, la dura legge dei cattivi richiede impegno ed applicazione.
D'altra parte anche fare il re buono deve essere per niente riposante. Avete l'aria così preoccupata? Che impertinenza. E comunque hai ragione. Oggi Sua Maestà è preoccupata. E avete ben ragione di esserlo. Le assurde pretese di Grifo Malvento, pericoli di guerra all'orizzonte, la richiesta d'aiuto di Re Garofano... Strega, vostra... come fai a sapere tutte queste cose? Che domande. Sono notizie riservatissime, no? Quindi le sanno già tutti. Ben detto. Ahimè, anche questa volta hai ragione. Eh sì, fare il re buono non è per nulla riposante. Diciamo pure che è una faticaccia. Come fa vostra maestà ad avere sempre voglia di portare ordine e giustizia non solo al Fantabosco, anche nei regni vicini? Cosa vuoi che ti dica, strega varana? I re hanno dei doveri. E io mi sono sempre sforzato di essere un buon re. Beh, per questa volta almeno non dovrete preoccuparvi della salute del vostro ruscelletto. Andrò a gettare gli avanzi del mio minestrigon nella valletta dei ratti. Grazie, strega varana. Ti auguro una buona giornata. Eh sì, questa volta strega varana mi ha fatto sorridere. Ho fatto bene a dare appuntamento a Gipo Scribantino qui, all'aperto. La situazione è molto delicata e ho il sospetto che nel castello ci siano le spie di Grifo. Sono sicuro che ora Gipo mi porterà le prove dell'infondatezza delle richieste di Grifo. Così potrò intervenire e costringere il barone Grifo Malvento a non fare il prepotente. Ah, che sete. Tradimento? Qualcuno ha messo del veleno nella mia borraccia. Ma io chi sono? E che cosa ci faccio qui? E che cos'è questo buffo oggetto? Ecco. Chi ha osato fare questo? Qualcuno è entrato nel mio antro e ha buttato tutto all'aria. Oh, incenerisco! Sicuramente l'hanno fatto per rubare. I miei filtri. Oh, ecco. Il filtro che fa innamorare. Il filtro che fa diventare invidiosi. Dov'è? Manca il filtro che fa perdere la memoria. Qualcuno ha rubato il filtro che fa perdere la memoria delle cose. Specchio stregato. Voglio vedere la faccia del ladro e voglio vederla subito. Altrimenti incenerisco anche te. Chiesto un filtro che fa perdere la memoria, gliel'avrei senz'altro venduto e anche a un prezzo ragionevole. Entrare nel mio antro per rubare. Questa è stata un'idea davvero molto sciocca, barone Malvento. Maestà? Maestà? Che cosa è successo? Non vi sentite bene? Ah no, io mi sento benissimo, ma non vi conosco. Ma voi mi conoscete? Allora ditemi, io chi sono? Non mi ricordo più nulla. Oh no, che disastro. Oh, vi prego, maestà, venite a sedere qui. Venite.
Ecco. Ecco qua. Bevete questo. Buono. Che cos'è? È tiramisù, per maestà. Tiramisù? Che nome strano. Ma voi sapete che siete Requercia, vero? Requercia? Ah no, mai sentito questo nome. Oh, ma voi siete Requercia, il re del Fantabosco. Re? Che cos'è un re? Un re è un signore buono che governa un intero regno. E un re fa in modo che tutto vada bene e che i suoi sudditi non abbiano mai fame e che nessuno faccia il prepotente. Ah, beh, un lavoro utile. Oh sì, davvero, maestà. Ma, maestà, che fine ha fatto la vostra corona? La mia corona? Sì. Che cos'è una corona? Oh, beh, una corona è... è un cappello dei re. Tutti i re ne hanno una. E anche voi, che siete re Quercia, ne avete una. Ma se non so neanche com'è fatta una corona. Oh, ma certo che lo sapete. È solo che non ve lo ricordate. La vostra corona è tutta d'oro... con tante pietre preziose. Ve lo ricordate, vero? No. Oh, vediamo se riesco a farvelo ricordare io. Venite con me. Forse nel cassetto di Nino troviamo tutto il necessario per fare una corona. Vediamo un po'. La scatola della manualità. Dei bottoni. Oh sì. È un bel cartone. Proprio d'oro come la corona di Re Quercia. Allora, per prima cosa ci vuole... un cartoncino bello largo, in modo che faccia tutta la circonferenza della testa, perché deve diventare la nostra corona. Poi ci servono del nastro biadesivo, una graffettatrice, forbici dalla punta arrotondata, una matita e dei bottoni colorati e basta. Allora, disegniamo lungo il lato lungo del cartone la corona. Ecco fatto. Adesso dobbiamo ritagliare la corona. Ecco qua la nostra corona. Ecco fatto. Adesso con la spillatrice fermiamo qui. E adesso decoriamo la nostra corona con dei bei bottoni colorati a cui prima abbiamo messo il biadesivo. Allora, questo senz'altro lo mettiamo qui, al centro. Ecco fatto, maestà. Questa è quasi una corona. Oh, ma se questa è una corona, allora quell'oggetto buffo che avevo in testa là a Ruscello era una corona. Sì, maestà, è proprio così. Oh, l'albero dei messaggi. Oh, no, no. Soldati di Grifo si stanno dirigendo verso i confini del regno di Re Garofano. Oh, maestà, dovete fare assolutamente qualcosa. È proprio oggi che non c'è Fatalina al Fantabosco. Fatalina? Sì. E che cos'è una fata? Una fata è una signora gentile, simpatica, che risolve problemi. Chissà davvero quanto ne avremo bisogno oggi. Devo andare a cercare Gipo. Magari lui sa che cosa fare. Maestà, vi prego, non muovetevi da qui. Io torno subito. Mi raccomando, eh? Che posto strano. Strano e interessante, eh? Cattiva giornata a voi, maestà. Oh, perdonatemi, ma non mi sembra di conoscervi. Ecco che cosa ha fatto Grifo Malvento con il mio filtro.
usato per far perdere la memoria a sua maestà. Orda, guarda. Soldati di Grifo si stanno dirigendo verso i confini del regno di Rigarofano. Oh, Grifo, malvento, lo incenerisco! Prima però devo far riacquistare la memoria a Re Quercia. Maestà, aspettatemi qui e non muovetevi. Tornerò fra poco con una bibita che risolverà tutti i vostri problemi di memoria. Mi raccomando. Oh, ma che signora gentile e simpatica. Deve essere sicuramente una fata. Videamus, videamus. Re Quercia non è ancora arrivato, che strano. Chissà se ha già saputo che il barone Grifo Malvento con i suoi soldati sta marciando verso il regno di Calicanto. Non vedo l'ora di mostrare al re queste pergamene che provano senza dubbio che Grifo Malvento è un imbroglione. La corona di Re Quercia. Ma cosa è successo al re? Non abbandonerebbe mai la corona così. È stato rapito. La sua borraccia. Guarda. Tradimento. Tracce di pozione stregata. Strega varana. Sì. Zippo, per fortuna che ti ho trovato. Re Quercia ha perso la memoria. Cosa? Sì, non ricorda più chi è. Non ricorda più nulla. È proprio oggi che non c'è Fatalina al Fantabosco. Cosa facciamo? È stata strega varana. Ha versato nella borraccia di Re Quercia una pozione stregata che fa perdere la memoria. Re Quercia l'ha bevuta. È stata strega varana, in combutta con quel furfante di Grifo Malvento. Dov'è Re Quercia, Bagliabea? Al chiosco. Prendi, dobbiamo andare subito da lui. Aspetta, prendo le pergamenoro. Sì. Ecco, la corona la tieni tu? Sì. Al chiosco, andiamo, avanti, via. Di corsa! Quanti oggetti strani. E questo cos'è? Oh, guarda! Una pallina. E si apre. E questo? Questo è un foglio. Che cosa dice? Dunque, ti conosco, mascherina. Tu chi sei? Indovina. Sono il sole di mattina, mascherato da moneta. No, chi sei? Una cometa, mascherata da falena. No, chi sei? La luna piena, mascherata da specchietto. No, chi sei? Sono un folletto, mascherato da bambino. Mascherata da bambina. E tu chi sei? Indovina. Come state? Come state, maestà? Siamo un po' preoccupati. Ah, perdonatemi, ma io non mi ricordo di voi. Ecco, non preoccupatevi, tra poco arriverà qui al Fantabosco Fatalina e risolverà ogni vostro problema. Fatalina! Ma forse io l'ho già incontrata, Fatalina. Sì. Forse l'ho incontrata proprio qui. Aveva un vestito oscuro, i capelli neri, le treccine, vero? Ecco, strega varana. Dobbiamo metterla in condizione di non nuocere più, strega varana. In questa borraccia c'è ancora un bel po' di quella pozione stregata che fa perdere la memoria. Cipo, che cosa dici? Voglio dire che quando arriverà qui strega varana e vorrà bere la sua scivolizia, verserò nel suo bicchiere un po' della sua stessa pozione. Ma sei impazzito? Per prima cosa non siamo affatto sicuri che sia stata proprio strega varana a far perdere la memoria a Re Quercia. E poi, se anche le cose fossero andate così, io non credo che sia affatto giusto che proprio noi... Buona giornata, strega varana. Cattiva giornata a voi. Oh, che piacere rivedervi, fata. Strega varana, gradisci un po' di buona scivolizia? Perché no? Maestà, ho qui per voi qualcosa che vi farà recuperare la memoria. Ecco, strega varana. Ecco la tua scivolizia, ecco. Questo è il filtro che fa dimenticare. Cipo, che cosa hai fatto? Non avresti dovuto tramare contro Re Quercia, stregaccia. Sciocchissimo essere. È stato Grifo Malvento a entrare nel mio antro e a rubare il mio filtro. E io ho portato qui una contropozione per salvare il re. E ora ti incenerisco. Chi sono?
dove mi trovo? Vieni qui. Cosa? Hai visto? Hai visto che cosa hai fatto? Strega Varana questa volta era innocente e aveva anche preparato una pozione per far tornare la memoria a Re Quercia. Ma gli abbiamo, devi fidarti di lei. Strega sempre, strega est. Una sei strega è sempre una strega, dai! Ah, ma questa volta sono sicura che era sincera. Che cosa vi è capitato? Voi mi conoscete? E ditemi chi sono. E voi siete sicuramente una fata. Una fata? Che cos'è una fata? Una fata è una signora simpatica e gentile che risolve tutti i problemi. È un compito utile. Mi piace essere una fata. Maestà? Sì. Tenete. Sì. Ecco. Oh. Bevete questo. Come vi sentite, maestà? Maestà, il barone Grifo Malvento, volevo... Ricordo tutto, ricordo tutto. La corona, Varia. Oh, subito. Non c'è un attimo da perdere. Devo correre al castello, mettermi alla testa dei miei uomini e raggiungere i confini del regno di Calicanto. Ma prima... Ma cosa fate, maestà? Non vorrete lasciare Strega Varana in queste condizioni, vero? Beh, ecco, maestà, non sarebbe meglio per noi al Fantabosco avere una strega smemorata che crede essere una fata, meglio? No, Gipo, non sarebbe meglio. Signora, gradite? Grazie. Gosh, testa! Ora ricordo tutto. Gipo! Strega Varana. Bellissimo essere. Strega Varana. Gipo Scribantino ha compreso la maniera non saggia in cui si è comportato. E se ne dispiace, vero sì, Gipo? Sì, ecco, quando ho visto Vostra Maestà perdere la memoria, insomma... Non perdiamo altro tempo. Dobbiamo correre e contrastare i progetti di Grifo Malvento. Permettetemi di venire con voi, Maestà. Giusto due paroline da dire a Grifo Malvento. Gipo, il mio scettro. Ecco, vengo anch'io con i miei documentorum. Vengo. Ciao, Pagliabea. Ciao. Ciao. Mi raccomando, fate attenzione. Hai visto che avventura oggi? Oh, che paura. Per fortuna Re Quercia ha ritrovato la memoria. E stai sicuro che farà passare a Grifo Malvento la voglia di fare il prepotente? Beh, tu torna a trovarci domani, mi raccomando. Noi ti aspettiamo, eh? Ciao, a domani.